Professor Luca Mari, Università LIUC, Castellanza, seminario Homo Faber e Homo Ludens. Il perché del titolo? È un gioco, almeno in parte. La triade naturalmente va completata con Homo Sapiens. Tutti sappiamo che siamo e che vorremmo essere persone di conoscenza. Nella natura umana, filosofi riflettono sul fatto che probabilmente la dimensione del fare, Homo Faber, e del giocare, Homo Ludens, sono non meno importanti, e quindi il gioco nel fare di questo contesto bellissimo dove siamo è di enfatizzare il fatto che noi conosciamo, facciamo e giochiamo come componenti costitutive della nostra natura. Abbiamo riflettuto in questo seminario con i ragazzi intorno a queste due, tre dimensioni. Perfetto. Quindi secondo lei l'apprendimento può e deve passare attraverso l'aspetto ludico, attraverso l'interesse suscitato dal gioco, dalle nuove tecnologie anche se vogliamo. Dal gioco e dal fare. Sì, sarebbe bello che questo fosse perché farebbe tornare colui che apprende al centro del processo di apprendimento, proprio come al centro del gioco e al centro del fare ci sono gli esseri umani che giocano e fanno. Grazie. Un piacere.